Miro per questa splendida vittoria, un'affermazione straordinaria. Palmiro Uccielli ha conquistato il suo terzo mandato da sindaco di Vallefoglia, ottenendo una settimana fa quasi il 60% dei consensi. Nella serata di ieri, nella piazza di Montecchio, si è tenuta una festa organizzata da Uccielli per ringraziare la comunità. La città ha riconosciuto e apprezzato il lavoro svolto e le strategie delineate, ha detto il sindaco di Vallefoglia. Provo grande soddisfazione e gioia, ammette il primo cittadino. Stasera la festa è per ringraziare, diciamo, la comunità, la città. Per me è stata veramente una sorpresa molto piacevole e quindi mi sto un pochino anche rilassando. Durante la serata Uccielli ha confermato che la sua amministrazione è al lavoro per mantenere le promesse fatte in campagna elettorale, dagli appalti per i lavori dei nuovi asfalti alla verifica delle modalità per l'inizio dei lavori al Palazzetto dello Sport. I problemi della gente non possono aspettare i tempi della burocrazia e della politica. La politica è un servizio alla comunità e quindi diciamo che dopo la soddisfazione davvero straordinaria abbiamo lavorato per portare avanti gli obiettivi. Ecco, parliamo anche di giunta comunale, ci saranno conferme, novità? La squadra che vince non si cambia, dobbiamo vedere come garantire una presenza importante anche di donne, sono diverse le donne elette in consiglio comunale, un buon rapporto con tutti, compresi i gruppi di minoranza e soprattutto, diciamo, un lavoro di grande coesione di squadra come abbiamo fatto, perché per quanto uno sia esperto, abbia, diciamo, grandi conoscenze, ma è sempre la squadra che vince. Io devo ringraziare tutti i cittadini, ma anche tutti coloro che hanno dato una mano, sia quelli eletti sia quelli non eletti, per questo successo davvero straordinario che dà alla terza città della provincia di Pesaro Urbino un ruolo ancora più forte, perché conta anche la dimensione del risultato.